Si è svolto ieri l'incontro Il terzo settore, l'associazionismo Quale Futuro, organizzato da Lions Club International. Al centro del convegno il terzo settore ed il concorso del no profit per la crescita civile, sociale e economica della comunità, sempre nel solco dell'impegno nel sociale dei Lions, che hanno registrato una sinergia con l'amministrazione per tendere una mano concreta a chi ha necessità. Il senso dell'associazione scatta quando si è superato abbondantemente quello della sopravvivenza personale. Allora si comincia a pensare in termini di carità cristiana e di soccorso a chi ha bisogno. Dal 2010 al 2011 la popolazione indigente si è quadruplicata. In Italia abbiamo 5 milioni di persone povere ed è, nel, ed è dare significato alla propria vita, pensare anche a chi ha bisogno. I Lions fanno questo, lì dove c'è bisogno c'è un lion. È un luogo comune, parecchie volte me l'hanno contestato, dire che l'associazione compare lì dove lo Stato è carente, però davvero in parte, in parte è così, perché um, la globalizzazione un po' ha sradicato certe cose, anche l'identità del luogo e un po' l'associazionismo tende a riprendere. Um, Lì dove ci sono degli smantellamenti l'associazione interviene per riprendere. Noi abbiamo delle aree tematiche a cui ci rivolgiamo ogni anno, sono i famosi temi del nazionale. La prima emergenza è quella del diabete. Infatti già dal principio di ottobre i club del territorio stanno lavorando in funzione della promozione e anche una reale cura perché ci sono degli screening sul territorio che vengono fatti. Direttamente dai volontari, ma il 14 novembre ci sarà la giornata mondiale de, del diabete e l'ION già hanno organizzato a Salerno, come quarta circoscrizione, a piazza San Francesco, uno screening in collaborazione con l'Humanitas per quanto riguarda proprio il diabete e poi altre attività. Qui, qui a Battipaglia l'avremo l'11 novembre. Sì, è una delle realtà che in questa fase di crisi ha mantenuto sia dal punto di vista eh, morale sia dal punto di vista economica eh, il tenore del Paese. Eh, gli ultimi dati che sono stati pubblicati dall'Istat nel dicembre 2017 ci dicono che circa 6 milioni di persone sono impegnate nel non profit e di queste 6 milioni di persone il 75% lo è in maniera stabile. Come volontario registrato regolare oppure come dipendente. Sul territorio di Battivaglia e di Eboli, qui dei Lions Host, c'è grande fermento? Sì, diciamo che in questo de della Campania questo è uno dei territori che manifesta una maggiore attenzione anche sensibilità al terzo settore. Purtroppo però di tutte le regioni italiane, la Campania è quella che ha meno volontari per ogni 10.000 abitanti. E quindi vuol dire che qui c'è ancora molto da fare per promuovere il senso di solidarietà e di impegno per gli altri.